Presidente dell'Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare, benvenuta tra noi, anche a lei il microfono che le cederà il professor Cialone. E due parole a proposito della sua attività e sui diritti umani, perché questa è la causa per la quale è qua con noi. Sono qui per questo. Intanto voglio dire ciao a tutti i ragazzi che sono qui oggi, ciao a tutti. Ragazzi, ci sono i sogni e ci sono anche gli adulti, e tra questi sogni e questi adulti ci sono tante barriere e tanto tempo che passa. E poi ci sono i sogni, ci sono i vostri sogni, e ci sono i giovani, ci sono i bambini, e tra questi sogni e i giovani e i bambini non ci sono le barriere, c'è l'emozione, c'è la passione, c'è l'immediatezza. Per questa ragione noi consegniamo a voi i diritti umani, perché siamo certi che voi li porterete nelle vostre case, perché siamo certi che giovani sempre, come Elena Martini, come tutte le persone che hanno collaborato a questo progetto, come i capi d'istituto, gli insegnanti, il prefetto e tutte le autorità presenti, saranno tanto giovani e tanto grandi da continuare a vivere attraverso la formalizzazione di azioni concrete. L'Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare, che qui oggi rappresento, ha lo scopo di attuare azioni concrete per aiutare tutti coloro a cui i diritti umani dell'infanzia e dell'adolescenza vengono negati. Se noi siamo qui oggi a parlare di diritti umani e di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, è perché, ragazzi, ci sono tanti bambini, tanti giovani e anche tanti adulti a cui vengono negati i diritti, che vengono negati e che subiscono una serie di abusi. Brava, brava, lei è una grande, lei è veramente grande. Brava.